amiche e cari amici di Total Photoshop, bentrovati! Sono la Cri e rieccoci a un nuovo appuntamento con i tutorial di Photoshop. Siamo davanti a questa strana immagine. Ancora una volta l'ispirazione per il tutorial mi arriva veramente da voi. Infatti, andando un po' a curiosare sullo store e vedendo quale domande venivano poste per risolvere dei problemi o per creare degli effetti particolari, voilà! Ecco qua che oggi parliamo dell'effetto Bleach Bypass. Si tratta di un effetto che ovviamente trae origine da un antico errore di sviluppo della pellicola, non mi chiedete come perché non me lo ricordo più, però tutto questo mi consola perché anche gli errori hanno il loro perché e portano poi invece a realizzare delle cose veramente piacevoli e perché no delle cose anche ricercate. Quindi dicevo, grazie a voi e alle vostre domande, ecco che riusciamo insomma a dare delle risposte anche con e attraverso i nostri tutorial. Per l'occasione ho preso appunto, come ho detto all'inizio, questa immagine, è una foto di Max. Si tratta semplicemente dello scatto realizzato a questa antica costruzione ormai sovrastata dalla natura e ormai appunto abbandonata al suo destino. Una sorta di effetto Bleach Bypass aiuta a contrastare, nel vero senso della parola, l'immagine, quindi a tirare fuori magari determinati colori rispetto ad altri e a regalare un contrasto, una maschera di contrasto che aiuti quasi a disegnare l'immagine. Come si realizza tutto ciò? È un passaggio veramente molto rapido, molto facile da apprendere e quindi vediamo immediatamente come si fa. Evidenzio i due livelli che ho creato e li elimino. Torniamo alla nostra immagine naturale e andiamo immediatamente a generare un livello di correzione bianco e nero. Perché un livello di correzione? Semplicemente perché è realmente un livello, quindi oltre ad applicare la correzione del bianco e nero, poi è modificabile, ci si può intervenire sopra, si può modificare l'intensità attraverso l'opacità, gli si può cambiare il metodo di fusione, che è proprio quello che serve a noi. Quindi, bando alle ciance, clic sull'apposito pulsantino nel pannello dei livelli e andiamo a scegliere proprio la regolazione bianco e nero. Voilà, abbiamo un nuovo livello, abbiamo il pannellino delle proprietà che ci consente poi di ragionare proprio sui colori dell'immagine per poter tirar fuori più o meno certi contrasti. Vedete cosa succede al verde, vedete anche cosa succede al rosso se voglio intervenire sulle ombre, ma non lo facciamo ora. Clicchiamo due volte sul nome del colore appunto di intervento e tutto ritrova la sua posizione originaria. Andiamo, come ho detto prima, a modificare in questo caso il metodo di fusione e per questo livello di regolazione destiniamo un bel sovrapponi. Voilà! Sovrapponi e tadan! Immediatamente questo livello bianco e nero posto in sovrapponi sulla nostra immagine regala questo contrasto e anche un po' questo effetto fantastico a questo genere di immagine. Vediamo cosa succede, com'era l'immagine senza e com'è l'immagine con. Già un grosso passo verso l'effetto finale che vogliamo raggiungere è fatto, ma noi vogliamo dare maggior contrasto o magari vogliamo intervenire in base appunto ai colori dell'immagine. Già in questo caso possiamo andare a muovere i cursori in modo da rendere più o meno luminosi certi colori. Vedete come si intensifica il rosso o magari con il cursore dei gialli. Vedete come cambia la luminosità dell'immagine, la fa diventare anche un pochino più cupa, un pochino più inquietante, ma non esageriamo. Andiamo a creare un nuovo livello semplicemente cliccando sullo sfondo e Command J o Control J se siete su un PC, ecco che duplichiamo lo sfondo. Avremmo potuto trascinarlo semplicemente sull'apposita icona oppure scegliere dal menu a comparsa duplica livello. Ma a questo livello che cosa vogliamo fare? Semplicemente vogliamo fare in modo che vada a far crescere il contrasto della nostra immagine, perché una fotografia come questa ha bisogno di essere proprio disegnata. Quindi menu filtro, alla voce altro,
accento a passaggio. Ecco che questo filtro accento a passaggio trasforma, ci regala questa immagine in tonalità di grigio e va a rivelare maggiormente i contrasti dei passaggi di tono dei colori appunto all'interno dell'immagine. Diamo ok e a questo livello completamente ingrigito, insomma, possiamo cambiare nuovamente il metodo di fusione. Ecco che scegliendo un metodo di fusione che va ad accentuare il contrasto, come abbiamo fatto prima con il filtro, anzi con il livello di regolazione bianco e nero, voilà che possiamo scegliere magari in questo caso luce soffusa, ed ecco che la mia immagine gode di questo filtro in più, di questo passaggio di saturazione, di contrasto in più, che gli permette di essere disegnata e gli permette di avvicinarsi a un effetto un pochino più irreale, un pochino più fantastico. Bene, anche per questo giro è tutto, non mi resta che augurarvi un sacco di pensieri positivi e buon divertimento con Photoshop. Ciao a tutti, alla prossima dalla Cricca.